Eccoci qua al secondo tempo dell'incontro finale di Europa League tra il Liverpool di Onofrio Sibilla e il Villarreal di Roberto Ruggeri, arbitro l'internazionale Luca Giannelli. Di nuovo buonasera caro Lorenzo. Buonasera a tutti. La voce come sempre è quella di Raimondo Rodio. Mi sembra una partita, caro Lorenzo, piuttosto tattica. Sì. Hai toccata questo. Sì. Sì, tattica. Diciamo che le squadre si temono a vicenda e quindi sì, sono molto guardinghe, anche se sul fine del primo tempo si era verificata una situazione molto strana, in cui tutte e due erano tutti in attacco, sì, le squadre erano tutte sbilanciate in attacco, ma nonostante tutto non sono riusciti a segnarsi a vicenda. Attenzione perché lo puoi avvicinare. Sì. Era proprio in linea era, eh? Attenzione alla ripartenza del Liverpool. Attenzione a Mohamed Salah, tira fuori. Fuori. Angolo negato dall'arbitro. In realtà ha ritenuto che non era angolo, effettivamente. Tiro. Però è stato pericoloso questa. Sì, perché poteva sortire migliori effetti per la squadra inglese. Assolutamente. Vediamo come tutti marcati, quindi l'unico non marcato è però lo prende, attenzione. Il numero del è il numero 6, come chi è il numero 6 del Capoe. Non lo prende, però diventa difficile, attenzione qui diventa pericolosissimo. Deve stare attento. Fatto bene a ripetere il portiere perché il rischio del rigore era altissimo. Altissimo, sì. Attenzione, liscio. Uno, due. Rientra. Sì, deve rientrare perché comunque sia lì. Sta sulla traiettoria. Alzate l'arbitro. No. Ci sono alcuni errori tecnici proprio di. Se prendo quello che sta e tua. Sì, è tua. Sì. È tua. Allora, spieghiamo pure questa regola nel frattempo. Perché quel giocatore lì in realtà non è equiparato come se fosse sulla linea, perché se. Non ha preso. Non ha preso quindi. Non l'ha preso. È giallo, non l'ha preso. Perché se la palla, ecco, in questo caso si fosse appoggiata. E la palla sarebbe entrata in possesso del Villarreal perché non sarebbe uscita del tutto. Sì. Attenzione adesso al Villarreal però, Forse era anche fallo. Sì. L'arbitro non ha visto però. Che
perché mi sembrava se avesse fatto gol probabilmente avrebbe annullato. Era da rivedere perché probabilmente ha preso prima il giocatore e poi la palla. In questo caso anche lì in realtà il Liverpool aveva una ottima occasione, però il tiro è stato troppo debole rispetto alla vera. L'invio è stato debole, sì. L'invio debole rispetto al giocatore libero. Sì. Vediamo un attimo adesso. Si allontana. Rimessa laterale da parte del Villarreal. Attenzione. E non c'aveva lo spazio del dito per poterlo. Non c'era proprio lo spazio. Adesso vediamo un po' se il passaggio è buono stavolta, Il passaggio è buono. Preso. Adesso sono 2 contro 1 di giocatore. Senti, potrebbe pure tirare. Sì. E angolo. Il tiro di Alexander Arnold questa volta. Sì. Ha preso però un giocatore difensore del Villarreal e quindi abbiamo il secondo angolo del quarto. Il quarto angolo per il Liverpool. Allora, vediamo questo calcio d'angolo per il Liverpool. Giallo. Ed è il portiere che si accinge al rinvio. Torno al fuorigioco. Attenzione, vediamo un attimo questo attacco e ce la fa a prenderlo. Parata. Ricordiamo che infatti il gruppo ricordiamo un'altra cosa, che al momento della parata i tiri si annullano, quindi tornano a zero per l'attaccante. Chi è più veloce? In quel caso chi è più veloce? Perché con la parata ricordiamo che il portiere con assicciola è neutrale, ma dopo la parata può effettuare il rinvio col portierino, che non è più neutrale, che è una miniatura qualsiasi. Dentro pulito il fuorigioco. A che minuto siamo arrivati? Mancano 7 minuti. 7 minuti. Se, ricordiamo che se finisce in parità si andrà ai supplementari. Anche in questo caso, diciamo, è stato il passaggio debole. Sì. Dentro. E il Liverpool ha avuto tutto il tempo per poter... Parata ancora? Niente. E quindi attenzione. Adesso c'è tutto il tempo per il rinvio con il portierino. Al Liverpool che ha cercato. Entra Giulio. Di nuovo mossa. Buono, buono, buono. Sono sempre le fuggiosi di Liverpool. Non riescono ad arrivare. Probabilmente è anche colpa del campo, che potrebbe essere lento. Potrebbe essere lento per le forti piogge e l'umidità che c'è stato in questi giorni a Roma. Questo. Direi molto forti. Effettivamente siamo a maggio, ma sembra di stare a Natale. Attenzione, sempre Liverpool, questa è un'occasione buona per il Liverpool. Può tirare e rimesso laterale. Era il numero 10 del Liverpool. Sì. Diogo Jota. Attenzione al Liverpool che entra in area.
e ottiene il suo quinto calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo, lì vediamo un tifoso del Villarreal che sta assistendo, molto nervoso, e lì è un tifoso del Liverpool che sta aspettando, che sta in apprensione. Quindi attenzione, può tirare, è già lì, ha tirato una fesetta proprio piano piano, qui doveva tirare più forte, no, attenzione, giallo. E il Villarreal che nel frattempo mancano 6 minuti alle 11 di sera. Ah, beh, sì. Posso dire una cosa, da un punto di vista tattico e tecnico, i due allenatori non stanno giocando come loro solito. Forse la tensione. Forse la tensione, è sempre una finale europea, eh? Sì. Certo, da due esperti come loro mi sarei aspettato in questo. La tensione. Sì, sì, è vero, assolutamente. Punizione. No. Perché la piove? Perché è sempre sua, è sempre sua, ma non è punizione. Esatto, non è punizione. È per un successo. Terzo tocco. Attenzione a Liverpool. Parata, paratissima, questa è grandissima occasione per il Liverpool, con Salah, rinvia il portiere, Reina ha fatto una parata favolosa, attenzione, e adesso è contropiede, del Villarreal. Ho scelto l'anno sbagliato. Però il Liverpool si è messo bene in difesa adesso. Punizione. Robertson che ha causato, che però potrebbe anche essere un fallo tattico perché in qualche modo ha interrotto l'azione del Liverpool, del Villarreal. Sì. Terzo tocco. Buono. Presa. La può aggiustare qui. Azione manovrata del Liverpool, si vorrebbe dire. 40 secondi al termine, chiedo alla regia, mi dicono dal coordinamento un minuto. Quindi la partita continuerà per un minuto di extra time. E solo uno. Ora ce l'hai fuori gioco. Ricordiamo che i giocatori possono anche toccarsi quando si esce dal fuorigioco con un avversario, l'importante è che non tocchino la palla. Sì.
manovra lenta, ma un minuto di recupero a partire adesso. E parte sempre il giallo, sempre il sottomarino. Se termina così su 0-0 si andrà ai tempi supplementari. Attenzione però, attenzione che entra in aria, parata, fondamentale parata di Allison sul tiro del numero 10 del Villarreal. È stata fondamentale questa parata. Attenzione, finito. E allora si va ai supplementari.